Eccolo qui il prossimo mutante, secondo me. Il piccione tartaruga. Studenti della scuola pubblica del male, ricordate. Quindi Ah, ah beh, certo. Vabbè, come vuoi tu, Cortex, guarda. Chi ti dice più niente? Ma come? E non lo sapremo mai, sei ancora vivo? Boh. Cos'è quello? Ma è solo il mutante di ghiaccio, cioè, in sto gioco, fatemi capire. Boh, vabbè, guarda. Ormai mi faccio più domande. Beccati questo. Presi tutti. Acciù. Speravo di prendere quello dietro più che altro. Ecco fatto. Grazie. Ok, quella è già congelata. Muori. E dammi le sfere. Perfetto. Allora, l'acqua congelata mi serve per arrivare qui. Ok, abbiamo attivato l'acqua anche dagli altri due lati. Kaboom. Aspetta. Dobbiamo fare attenzione a non perdere il moltiplicatore questo giro. Sai com'è. Muori. Ecco qua. Siamo a 1300, d'accordo. E giù. Perfetto. Sali su. Bravo. Sali su, perfetto. Ah, ok, sto dicendo dove sta andando. Lì c'è un pupazzo e lì, boh, non so cosa sia il cosoliglio. Arriva. No. Ok. Non so come mi sono salvato, ma ci è andata molto bene. Vieni qua. Madonna mia quanto ti sta nel culo. Purtroppo quelli già confusi non valgono come moltiplicatori. No, le mie sfere. Vabbè, tanto le ho date a lui, ma è stato un errore, dovevo prenderle io. Vabbè, non importa. E giù. Ecco qua. E oga baga. Dunque, ancora. E vedi, io cosa devo fare con questo? Non vorrei. E vedi, non fa nulla. Ok, aspetta. Allora, aspetta, ce la posso fare, ma credo che non ci arrivo. Ok, ottimo. So che probabilmente non era il modo giusto per andarla a prendere questo, però chi se ne frega. Attenzione. Dunque, dobbiamo invece... ma ancora, Forse è lui, Forse è lui quello che... che ci fa usare le leve quelle lì ghiacciate, Ma cosa sei? È un larva gufo dentro un corpo di ghiaccio. E per qualche motivo sta facendo Michael Jackson. Non ne capisco veramente il motivo, però vabbè, ascolta. Non mi lamento. Questa notizia ti piacerà, Crash. Questo titano è in grado di lanciare i nemici per aria usando il potere della mente. Come fa? Vedi se c'è qualcosa che puoi spostare usando i poteri telecinetici, allora, di questo tizio. Lo vedo. Ma non è comodo da usare, ma proprio mai. Allora, fa un attacco elettrico. Ho sbagliato. Ah, con L1
fa come quelli che sparavano, ovvero... No! Fuck! Sono scivolato di sotto, muori... Muori dentro l'acqua, cretino. Vaffanculo. Ecco qua, li diamo a quello nuovo almeno. Si prende qualche punticino. Dunque, dicevo, facciamo così. E si è aperta la porta da questo lato. Mi scoccia un sacco aver perso il moltiplicatore, ma stavolta è colpa mia che non ci ho fatto attenzione. Le altre volte è stato ingiusto perché... Allora, mi sembra capiamoci. Una cosa cui puoi mirare per abbatterla. Aiuta! Ok, ma scusami un attimo, ma lui vale come moltiplicatore o... No, non lo so, aspetta. Dovrei controllare... Ma tu che altri poteri hai? Scusami. Non ha un L1. Ah, quindi è tipo solo support lui. Non capisco. Cioè... Vabbè, sto giro sono scivolato. Non stavo capendo le... Vabbè. Non capisco come funziona, sinceramente. Cioè, allora, capisco che serve a lanciarlo, ma... Boh, vabbè, forse con le scatole grosse faccio prima cambiare mutante e basta, dai. Facciamo prima così e basta. Però, perlomeno, possiamo già occuparci di nemici lontani. Allora, io ho capito che il fulmine, oltre a prelevare i nemici, gli fa anche un c'ha una minima planata anche. Dicevo, oltre a prelevare i nemici fa anche il colpo elettrico. Kaboom. No! Bastardo! No, ma... Ma che pezzo di merda! Ma vai via, cretina. Cioè, mi può cacciare via dal mio mutante. Che pezzo di merda. Sembrava tutto simpatico, scemo scemo, cacchio cacchio, invece... Prova ad estrarre quei blocchi dal muro. Calmati un attimo. Vorrei capire come prende il frutto dorato io in realtà. Ma più che altro, visto che uno lanciava le palle energetiche, vorrei capire come ha fatto. Vorrei capire come ha fatto a fare le palle energetiche. Perché io vedo che se schiacciamo leggermente triangolo lo fa. Se lo teniamo premuto fa la scarica elettrica. C'è un tutorial. Acchiappamento R1 quadrato, lancia quadrato. Grazie del non aiuto, ma non è quello che volevo sapere. Ecco qua. Più che altro non vedo un modo decente per lanciare. Cioè, allora, devo essere onesto, credo che questo al momento sia... Ah, aspetta! Fammi provare. Prendilo! Ecco qua, prima che se ne vada a fanculo. Ok. Spero che il tempo sia bastato. No, è andato giù, mannaggia. Boh, niente, non va. L'ho provato più di una volta. Boh, secondo me si è buggato. Vabbè, ci torneremo. Mira e tira l'esplosivo contro il muro di ghiaccio. Ma è esploso ancora prima che lo toccassi. Kaboom. Ah, tra l'altro, esatto, siamo dove eravamo l'altra volta. Ottimo. Quindi si torna indietro finalmente. Ma, vabbè, fatto un po' strano che scivolassimo e gli salissimo in testa. Comunque sto verme gufo brutto non mi piace. Sincero, Tac, ecco qua. E via, abbiamo
Comunque ho capito bene o male come funziona, ma non è pratico, ma proprio mai. Non è pratico mai l'utilizzo. Ecco qua. Non è pratico mai da usare. È più pratico un melee. Credo veramente che questo mutante sia da utilizzare appunto solo nelle fasi in cui serva. Poi appena hai la possibilità, liberatene, perché veramente non è utile. Non è utile in battaglia, perlomeno. È utile per liberarti. Kaboom! Il passaggio, tutto il resto, ma no. Allora, non ci arrivo. Almeno sui nemici che riusciamo a prendere, perlomeno li lancia... Devo muovermi. Li lanciamo già via. E qua mi sa che mi tocca muovermi, se non fosse che sei scivolato. E abbiamo perso anche il potenziamento, quindi d'accordo. Vabbè. Stupido gufo brutto. Facciamo come dici tu e via. Via! Mi ha fatto abbastanza ridere. Eccoci arrivati finalmente alla scuola prigione di Nina. Kaboom! Nah, non è valsa la pena mai. Allora, fammi vedere. Dobbiamo prima di tutto... No, l'altro. Ecco qua. Prenderci... Dai. Dai, coso. Madonna mia. Prenderci la bambola. Attenzione. Allora. Tac. Ci arrivo? Non ci arrivo. Ok, però è l'unico modo per arrivare, quindi arrivaci oppure crepa. Tac. Ecco qui questo. Ehi. Ecco qua. Poi non dobbiamo... Dai, sali. Maledetto. Dicevo, tirare via questo. Ecco qua, prendiamoci tutte le sfere. Poi, più che altro non so se quelli li può tirare giù. No, non credo. Tac e tac. Eccoci qua. Ora dovremmo, appena lui riesce a salire, ecco fatto. Credo che siamo quasi arrivati alla fine di questo livello. Tiriamo fuori. No. Questo, bravo. No. Maledetto. Tiriamo fuori prima questi, allora. Tac, tac e... Dai, tac. Ecco qua. A posto. Due e... Dai. Maledetto. Ed eccoci arrivati, allora aspetta un attimo. Per due... No, la mille! Ah, fuck. Dov'è quella da mille? Era qui, maledetta. Vabbè. Che poi non era neanche da mille, era da 100. Era da 1000 quando ne avevo 10 per. Vabbè. Ah, beh, aspetta. Kaboom! Stavo dicendo, come faccio a romperlo? Ogni tanto mi dimentico che anche lui ha qualcosa di utile. Torna nel regno dei rattoghiacci. Ok. Allora, di qua l'abbiamo già fatto. Esatto, esatto. C'era quel macchinario lì che potevamo usare con questo. Ma ho visto... Scusa un attimo. Me li ricordo quelli. Ce li avevano in prigione. La cosa più strana che sia mai uscita da un uovo, o almeno di recente. Vabbè, comunque possiamo o leggere i loro pensieri o parlare con loro, quindi... Ok. E aver... Ah! Quindi possiamo... Potevamo già salire prima. E... Scusami la domanda. A cosa serviva girarlo? Se di lì non c'è nulla. Ecco qua.
A posto. Aspetta. Maledetto. Ok, il ghiaccio l'abbiamo rotto. L'abbiamo abbassato. No, più che altro non capisco a cosa serva girarlo. Ok, bottone. Non so che cosa ha fatto il bottone, più che altro. Ah, ecco cosa serviva, aspetta, l'ho capito adesso. Ecco qua. Allora, devi riuscire a puntarti, prima di tutto. Perché non è proprio precisissimo, eh. E poi continua a scivolare di sotto. Ecco qua. Andata. Diciamo che non è proprio facile farle ste cose, però in qualche modo arcano ce l'abbiamo fatta. Dunque, ciao. La scuola del male è dall'altro lato del cancello. Ci servirà un mutante in grado di ruotare per aprirlo. Se non è troppo disturbo, Crash, potresti andare al deserto qui vicino. Ci sono un sacco di cattivacci da combattere. Ruotano persino. D'accordo. Torna nell'isola Wumpa. Crash, dovremmo ritornare verso l'isola Wumpa. Puoi seguire la strada che abbiamo percorso per arrivare qui? Ma certo, perché tanto torna all'isola Wumpa e ripercorri la strada che hai fatto. Voglio dire, perché non farsi un bel po' di backtracking?